Ben ritrovati a tutti, amici del canale. Di che cosa parliamo oggi? Parleremo di consulenza finanziaria. Cercheremo di entrare nella consulenza finanziaria e nel dietro le quinte e cercherò di farvi vedere e capire come gestisco personalmente i portafogli dei miei clienti, ma soprattutto che software utilizzo. È impensabile, infatti, pensare di fare il consulente finanziario senza avere alle spalle un software, un terminale che ti permette di simulare i portafogli dei propri clienti. Sarebbe un po' come andare in bici senza freni, non in pista, per chi mastica di ciclismo. Nel mondo della finanza, infatti, esistono numerosissimi tools, numerosissimi siti internet e tantissimi, tantissimi software che ti permettono di creare, gestire e monitorare un portafoglio. Partiamo da Bloomberg, che si fa pagare migliaia e migliaia di soldi annui, fino ad arrivare a Morningstar, Exact, Exante e davvero, davvero tanti. Quello che ho deciso di utilizzare io è un software creato da dei ragazzi di Roma che ho avuto il piacere di conoscere, soprattutto ho avuto il piacere di collaborare con loro e che sto utilizzando oramai da qualche mese a questa parte. Lo ritrovo davvero valido e molto molto semplice anche rispetto alla concorrenza e, come poi andremo a vedere alla fine, anche con un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Prima di fare questo però mi presento un attimo. Io sono Davide, sono un consulente finanziario iscritto all'apposito albo. E se non siete naturalmente iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un mi piace per supportare il canale. Quantistic, la piattaforma di cui parleremo oggi, ha questo nome. È una piattaforma specializzata in finanza quantitativa. Ho passato davvero parecchio tempo a cercare la piattaforma migliore. Ecco, ritengo che questa qua sia valida soprattutto perché non è necessario nessun software da scaricare o da installare sul computer. È una piattaforma che si può tranquillamente utilizzare in internet facendo la login. Adesso andiamo a vedere i punti salienti della piattaforma e poi voglio proprio farvi vedere con mano quanto è semplice portare un portafoglio sulla piattaforma e analizzarlo. Prima di fare questo, nella descrizione vi lascerò tutti i recapiti della piattaforma e soprattutto anche il canale YouTube in cui potrete andare a vedere alcuni tutorial se foste interessati ad approfondire il tutto. Tra le funzionalità più interessanti della piattaforma troviamo una interfaccia molto semplice e pulita in cui possiamo andare a recuperare tutti i nostri portafogli, possiamo farne praticamente infiniti, non c'è un limite massimo, e vederli tutti completamente dalla dashboard iniziale. Ogni portafoglio inoltre può essere duplicato e può essere assegnato ad un cliente diverso. Magari due clienti con lo stesso grado di rischio e più o meno lo stesso capitale possono essere assegnati la stessa tipologia di portafoglio. Quindi anche semplicità, ma soprattutto anche destrezza nella gestione del tempo. L'interno di un portafoglio poi si presenta in maniera molto semplice con il nome dello strumento inserito. Qui dentro possiamo andare a trovare tutti gli strumenti, da ETF a fondi, SICAV, anche le azioni singole sono presenti. Infatti questo software è perfetto non solamente per i consulenti finanziari, ma anche per il semplice retail che vuole tenere traccia del proprio portafoglio. Magari vorrebbe vedere come il proprio portafoglio avrebbe reagito in situazioni di mercato diverse o con degli strumenti differenti. Oltre a questo troviamo l'ISIN, il controvalore di carico, l'asset class, la valuta ed infine il profit loss, quindi se stiamo guadagnando o se stiamo perdendo. Nella parte alta del portafoglio poi possiamo anche andare a visualizzare una gestione leggermente più attiva del proprio portafoglio, in cui andiamo a vedere il profit loss attuale, ma anche il profit loss storico delle posizioni aperte e chiuse. Naturalmente tutto questo può essere confrontato anche con un benchmark che possiamo creare noi o comunque un benchmark di mercato già presente nel database, come può essere un MSCI World o uno Standard Pura. Proseguendo nella nostra analisi troveremo poi il grado di aggressività e il grado di diversificazione del nostro portafoglio. Questo è fondamentale anche da presentare sia ai clienti che capire se il proprio portafoglio è ben bilanciato oppure no. Diciamo che la parte aggressiva serve per capire se vogliamo puntare a guadagnare parecchio, perché se inseriamo solamente strumenti azionari l'aggressività sarà massima, ma può essere che comunque il portafoglio sarà comunque ben diversificato. Viceversa, se vogliamo un portafoglio più conservativo o moderato, la diversificazione dovrà comunque essere fatta con strumenti differenti. Questa parte del software ci dà la possibilità di monitorare costantemente il nostro portafoglio. Veniamo poi alla parte più importante per tutti noi, quindi quello di cercare di capire quanto ha reso nel tempo il nostro portafoglio. Ecco, il software è completamente integrato con TraderLink, praticamente una delle migliori piattaforme di gestione di borsa
al mondo probabilmente. Questo è il grafico che si presenterà e è il grafico in cui potremo andare a vedere come si è comportato il nostro portafoglio negli anni scorsi. Ecco, il portafoglio arriva praticamente fino alla prima emissione dello strumento inserito. Se lo strumento è stato inserito 20 anni fa, il grafico arriverà a 20 anni fa. Se lo strumento naturalmente è stato inserito settimana scorsa, il grafico partirà da settimana scorsa. Le performance vengono poi calcolate con il calcolo del money weight rate of return, quindi non è il time ma è il money. Ricordatevi, e se non vi ricordate la differenza vi rimando al mio video in cui ne ho parlato. Questa parte è fantastica perché si possono effettuare dei backtest a regola d'arte e portare poi al cliente o comunque capire come è andato il proprio portafoglio nel corso del tempo. Sotto il grafico poi si vedono anche i rendimenti di come è andato il portafoglio negli ultimi mesi e anche la tabella mensile di come è andato il portafoglio praticamente negli ultimi anni ma suddiviso per mesi, con colori verdi e rossi in base al rendimento che ha avuto. Una delle funzioni poi più belle, migliori, che ritengo ci sia presente nel software è quella del simulatore di PAC. Pochi software danno la possibilità di farlo. Ecco, qui possiamo andare ad inserire un simulatore passato dei PAC. Se avessimo versato 100 euro al mese per X anni su quella tipologia di strumento, andiamo a vedere proprio come ha reagito e come saremmo, quanti soldi avremmo ora. Questo è fantastico per farlo vedere magari ai giovani, ai ragazzi giovani che vogliono iniziare a risparmiare con un importo mensile. Qua riusciamo ad andare a vedere nel dettaglio come si sarebbero comportati i loro soldi. Troviamo poi naturalmente tutti gli indicatori che vogliamo sono presenti nella piattaforma, ma la parte più bella è quella che io stesso ho richiesto in maniera molto marcata, è il drawdown. Quando vado dai clienti, la cosa più importante da mostrare a loro è quanto i loro soldi possono scendere, quanto devono essere pronti ad una possibile discesa. Ecco, la parte del drawdown ci mostra il portafoglio nelle varie epoche che sono passate, quanto sarebbero scesi i propri soldi, con una tabellina con le peggiori epoche di sempre. Questo è, a mio modo di vedere, una delle migliori sezioni presenti nella piattaforma. Tutto questo poi può essere settato e possiamo permettere al nostro cliente di accedere lui stesso. Quindi possiamo creare una parte per il cliente, possiamo creare una parte in cui il cliente sale, fa il login e si ritrova il suo portafoglio con eventuali modifiche che facciamo noi, con la possibilità di fargli vedere quello che vogliamo noi, ma il nostro cliente riesce a vedere costantemente e giornalmente l'andamento del proprio portafoglio. Questo è fantastico soprattutto per i consulenti autonomi che magari non hanno un portale, un gestionale da vedere, ma è come se realmente questo sostituisse tutti i terminali. Naturalmente bisogna stare attenti di inserire acquisti e vendite in maniera corretta, perché se acquistiamo oggi ma qua lo inseriamo col valore di domani è tutto sballato, ma questo penso che sia abbastanza chiaro. Proseguendo poi ci sono numerose altre variabili e funzionalità davvero valide che adesso andiamo a vedere, tra cui la matrice di correlazione, la frontiera efficiente e il cono di Ibbotson, oltre che tutte le diversificazioni e di report. Ma andiamo a capire quanto è facile utilizzare questa piattaforma. Quindi ora andiamo a PC e vediamo insieme un portafoglio classico, molto easy. La piattaforma si presenta così all'inizio. Io ho inserito già il nostro primo portafoglio chiamato Superman, con un capitale da 50.000 e un benchmark classico, un bilanciato, perché il portafoglio che andiamo a inserire sarà principalmente bilanciato. Cliccando sul nome del portafoglio si aprirà appunto il dettaglio. Naturalmente attualmente è vuoto, c'è solo 50.000 euro di liquidità. E andremo ad importare da file, scegliendo il nostro file, il portafoglio. Inviamo il tutto e automaticamente ci dà se tutto è stato inserito correttamente. Qui c'è stato un piccolo errore perché non è corretta la data che avevo inserito, ma la andiamo a modificare, possiamo andarla a modificare in un secondo momento. Ecco, quindi questo, in questo caso questo ETF non viene inserito e ti dice c'è già il motivo, il perché, quindi molto efficienti. Andiamo avanti. Ecco, qua ci troviamo praticamente il nostro portafoglio, quindi con le asset class. Qua possiamo vedere le varie torte, le grafiche, il paese dove andiamo ad investire e soprattutto la valuta. Questo è un altro grafico a torta. Qua abbiamo il dettaglio di tutti i nostri ETF e di come hanno reso da quando sono stati inseriti.
un'aggressività tutto sommato moderata e una diversificazione bilanciata, come abbiamo visto prima, il motivo del perché ho inserito un bilanciato come benchmark. La performance del nostro portafoglio, quindi qua possiamo vedere come il nostro portafoglio abbia reagito molto meglio rispetto al benchmark, perché possiamo trovare che nell'ultimo anno il nostro portafoglio abbia fatto un 12,20% contro un 8,12% del benchmark, quindi in questo caso possiamo solamente che essere soddisfatti. Proseguendo, abbiamo, come visto prima, i monthly returns, i nostri indicatori, il drawdown. Ecco, vedete qua come è ben definito il drawdown. Il portafoglio ha reagito, diciamo, meglio, 18,29% durante il Covid contro un 20% del benchmark, ed il portafoglio ha avuto un drawdown medio comunque più basso di uno 0,5%. Qua abbiamo gli altri indicatori, l'Ulster Index. Coloro che magari non sanno bene che cosa siano gli stessi indicatori, sono comunque ben descritti. I nostri periodi peggiori, praticamente il portafoglio è stato martoriato durante il Covid. La gestione, la frontiera efficiente, ecco, questa è molto interessante, perché il nostro portafoglio attualmente si trova nel nostro triangolo, e la parte con la stella sarebbe tecnicamente, guardando naturalmente il passato, il rendimento migliore con il minor rischio. Quindi anche questo qua è un suggerimento di come può essere ribilanciato il portafoglio nel corso del tempo. Se andiamo nel corso dei mesi a monitorare come va il nostro portafoglio Superman, troveremo che potremo fare dei ribilanciamenti se vorremo tenere gli stessi strumenti nel portafoglio. Una delle soluzioni più belle, la matrice di correlazione, in cui possiamo andare a vedere se è realmente il nostro portafoglio è diversificato, perché come possiamo andare a vedere ad esempio qua, in cui lo Stoxx Europe 600 e l'MSCI World sono praticamente correlati uguali, 86% quando sale uno sale l'altro, e quando scende uno sale l'altro, diversi sono per le obbligazioni indicizzati alle inflazioni e l'MSCI World Value, oppure altre soluzioni. Questa è realmente una manna d'oro per i consulenti finanziari, perché riescono a capire seriamente se il portafoglio è diversificato o meno, e questa cosa qua è bellissima perché la si può fare anche con le azioni singole. Proseguiamo con il cono di Ibbotson, in cui ci dà, in base naturalmente a tutti gli studi dell'autore, come può reagire il portafoglio nei giorni successivi alla sua emissione. Ed infine, la cosa molto interessante, ottenere il report. Quindi quando andiamo dal cliente, che cosa andiamo a mettere? Ecco, le possiamo andare a scegliere. Possiamo andare a scegliere il riepilogo, la performance, tutte queste opzioni, e possiamo anche toglierle. Non gli vogliamo fare vedere la matrice di correlazione perché non la capisce, ok? Vogliamo risparmiare sulla carta? Oppure la matrice di correlazione non serve a niente se stampiamo in bianco e nero? Classico. La togliamo, ok? In questo caso possiamo anche inserire delle note per il cliente, quindi magari un piccolo commento da inviargli, molto molto valido, molto molto semplice, e inviamo il tutto. Così adesso andiamo a vedere come funziona. Ecco, il report si presenta così: la data con il report, qua sotto abbiamo il riepilogo del portafoglio con il nome, chi lo ha realizzato, quando è stato creato il portafoglio, e benchmark con il guadagno o la perdita. Dopodiché la performance del titolo con il portafoglio, troviamo sempre la composizione con tutti i nomi degli strumenti e l'esposizione degli strumenti e quanto hanno guadagnato i singoli strumenti. Dopodiché troviamo il drawdown del portafoglio, periodi peggiori, frontiera efficiente, matrice di correlazione ed infine il cono di Ibbotson. Quindi questo è un qualcosa che va direttamente nelle mani del cliente, oltre che il cliente, se vogliamo dargli l'area riservata, lo può andare a vedere. Infine qua troviamo ripartizione del portafoglio, quello che abbiamo visto prima. A mio modo di vedere è un tools, è un software davvero potente, davvero valido. Possiamo anche andare a vedere i singoli fondi. Se noi clicchiamo cerca strumento e andiamo a vedere un MSCI World, quindi quello magari di iShare, ci si aprirà la pagina iShare MSCI World, in cui andiamo a vedere che tipologia di asset class è, quindi un ETF azionario, il grafico, il drawdown anche qua, le performance, e in fondo troviamo, per chi può essere appassionato, anche la tendenza di mercato, quindi gli indicatori, se può essere un buy, ok, quindi questi che io personalmente non li utilizzo, ma poi è sempre un valore aggiunto
che dà la piattaforma a tutti gli effetti. Potrete poi andare anche a vedere le azioni singole che sono presenti all'interno del software e fare anche un confronto nelle semplici azioni singole. Quindi a tutti gli effetti una piattaforma davvero valida a mio modo di vedere. Questo è stato magari un video un po' lungo, però volevo approfondire, volevo farvi davvero vedere le potenzialità di questa piattaforma, perché soprattutto se siete interessati, da oggi per il prossimo mese, se utilizzerete il codice sconto WELCOME10 all'interno della piattaforma per acquistarla, avrete il 10% di sconto. Quindi quello che vi posso consigliare io è di utilizzarlo per il bonus annuale, perché il 10% di un anno è sicuramente maggiore del 10% di un mese. La validità è di un mese e spero davvero che siate felici nell'utilizzarlo. I prezzi, vi ho parlato prima di un rapporto qualità-prezzo. Quanto costa la piattaforma? La piattaforma ha un periodo di prova iniziale di 15 giorni, dopodiché possiamo scegliere se fare il piano mensile, trimestrale o annuale. Il piano mensile siamo all'intorno ai 90€ più IVA, il piano trimestrale abbiamo meno 10€ al mese, quindi sono all'incirca 80€ più IVA, mentre infine il piano annuale, che ha circa 20€ di sconto mensile, siamo intorno ai 70€ più IVA, quindi molto in linea con la concorrenza di mercato e soprattutto con il codice sconto del 10% riuscite a risparmiare anche una buona parte. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi domanda, vi lascio i riferimenti di Quantistic nella descrizione del video. Scrivetele pure comunque anche nei commenti, che se posso vi aiuterò sicuramente anche io nel rispondervi. Spero che il video vi abbia fatto piacere e come sempre, se vi va, noi ci vediamo in un nuovo video. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!